Mancano meno di 24 ore all'apertura dei cancelli della Vitri Frigo Arena per l'attesa partita tra Italia e Spagna, valida per la qualificazione ai mondiali di basket 2023 che si disputeranno in Giappone, Indonesia e Filippine. Palla 2 alle ore 21 a prendersi la scena davanti ad un palazzetto sold out con aria di grande basket che si respira in città da giorni e l'astronave che torna ad ospitare una partita della nazionale italiana dopo 10 anni. Qui è il basket, lo sport principale. Il basket che ha fatto tanti già tutti esauriti e adesso sta ben comportandosi. Il merito va del consorzio e di Ario Costa. Domani c'è la nazionale contro la nazionale, una potenza mondiale, non solo europea, con un bravo allenatore come Sergio Scariolo che peraltro ha ottenuto qui un importante scudetto. Ci sono tutti i presupposti per meritarci questo tutto esaurito. Occorrerà vincere per strappare il pass già magari da questo turno con la Georgia, poi la partita successiva per accedere ai mondiali. Sì, abbiamo 4 match point, certamente questo è più difficile. Peraltro sia la nostra squadra che la squadra spagnola non sono al meglio per i problemi e di infortuni dell'Eurolega, però abbiamo squadre competitive, faremo la nostra figura. L'impegno c'è, abbiamo un nuovo commissario tecnico come Pozzecco che ha una popolarità straordinaria, specialmente dopo l'Europeo, per cui sono contento che ci si affidi a lui, che è una persona vincente. È merito anche di Pozzecco aver creato così tanto entusiasmo dopo l'Europeo e anche in vista di questa partita perché tutto è esaurito. Soprattutto me lo di Pozzecco. Mi dà un po' fastidio perché sta diventando più popolare di me, però se l'ho preso io vuol dire che lo merita. Tanto entusiasmo, ma anche grande consapevolezza che la sfida di domani sera sarà contro i campioni del mondo ed Europa in carica. È una squadra veramente molto competitiva, dovremo stare attenti su molti aspetti tattici, quindi niente, dovremo fare la partita migliore possibile e immaginabile. Ah, Pesaro è una città stupenda che vive per il basket, è molto bello e soddisfacente poter venire ad allenare qua e a disputare una partita così importante in una città che ci tiene tanto. Un palazzetto pieno. Soprattutto anche quello lì sarà, diciamo, fondamentale, ecco, l'aiuto da parte del pubblico per cercare di fare del nostro meglio. Di sicuro avere un palazzetto del genere pieno che tifa per noi ci darà motivazioni e forza in più. Partite e tatticismi per larghi tratti della conferenza stampa sono stati glissati dalla polemica sollevata dal coach della nazionale Gianmarco Pozzecco e dallo stesso presidente della FIP Giovanni Petrucci, esausti di dover far fronte al caos che si viene a generare ogni qualvolta ci sia una partita della nazionale di basket e conseguente convocazione dei giocatori. È una nazionale sola, tante volte è bello essere soli, però sia i presidenti di Serie A sia gli allenatori comprendano che la federazione ha delle regole, l'Eurolega non è superiore, i giocatori sono in difficoltà per fare una scelta, ma la scelta la faremo noi convocando tutti. Anche gli allenatori amici, poi sono amici quando serve, sappiano che la prossima convocazione sarà a tutti dal primo giorno, senza nessuna eccezione. Si creerà polemica, ma solo nel basket, perché nel calcio non c'è questa possibilità? O questo potere che il calcio gestisce con grande armonia? Anche nel calcio ci sono state rinunce, sì, ma per partite amichevoli, questa è una partita che qualifica all'Olimpiade, al Mondiale e poi all'Olimpiade. Andremo in tribunale, andremo dove vogliamo andare. Io non devo oramai ottenere nulla dalla vita, se non la salute e la famiglia. Per il resto ho ottenuto tutto nello sport, ma sono veramente intenzionato ad andare fino in fondo.